con la carcerazione, quando sono uscito, che ho iniziato, ti ripeto, con i giornali, così che portavo in giro loro, appena abbiamo iniziato ad andare a Lilla, che era questo posto dove si andava a venerdì, dentro il percorso della linea, dove cominciava a vedere la gente che cominciava a fermarli, capito, a interessarsi a loro, da lì ho capito che sarebbero esplosi. E loro sono stati dei signori, perché a volte esplode loro, hanno fatto esplodere tutto loro, quelli che c'erano intorno. Cioè andavano in giro in 20 a fare le date, capito? E sono stati grandi emozioni. Secondo me non si rivedranno più, però è stata una pagina di storia. No? È stata veramente una pagina di storia. Porto a trovare Ale Montenero, che è uno dei componenti della Dago Gang, storico. Allora, Ale l'ho conosciuto, purtroppo, che ero... l'ho conosciuto prima suo padre, in un momento difficile della mia vita, che era San Vittore. Ho conosciuto suo padre dentro, e poi quando sono uscito, gente mi fa, ti devo presentare un ragazzo, un componente della Dago Gang. Sono andato, fruttivendolo suo di proprietà, e lì ho trovato Ale e ho trovato suo padre. L'ho conosciuto in quel periodo lì, che era 2002, 20 anni fa. Adesso praticamente dove c'erano tutti i locali dove andavamo noi, sono diventati McDonald's, poi c'era il Time, si andava la domenica pomeriggio quando eravamo ragazzini. Allora, sta zona qua, ti dico che era una zona popolare, infatti via Anforzi sono tutte le case popolari, le cose, che hanno ripulito negli anni. Cioè, se vai adesso dici Bianfossi, mentre invece Bianfossi, e se andavi 5, 6, 7 anni fa, comunque non era proprio il massimo. Bimbo, lo zio! Io ho conosciuto prima suo padre, e sei restato, secondo me, non volevo un po'. Io conoscevo gli altri, lui conosceva già mio padre, possiamo dire perché. Ma prima ho conosciuto gli altri, sì. Il primo che ho conosciuto è stato Vincenzo, che è un posto ovviamente, e qua dietro. Lo conoscevo già di fama, poi ci ho avuto il grande onore di incontrarlo in giro, abbiamo iniziato a interagire da fan, poi ho conosciuto Don Giorgio, poi tutti gli altri. E poi Emi non c'era per un periodo, quando è ricomparso ho avuto l'onore di conoscere anche lui. La seconda serie che siamo usciti mi ha fatto picchiare 7 persone così, senza motivo quasi. Mi sono trovato tutto sporco di sangue e ho dovuto ringraziare Emi, e ho cominciato così la nostra amicizia. I Dogo alla fine sono una cosa irripetibile, cioè senza loro hanno creato uno standard, un movimento che poi da lì... Stavo facendo il rilotto all'età. Vabbè, a me così. Niente, ha studiato, anzio. E alla fine è così, cioè prima dei Dogo non c'era quel modo di vedere il rap in Italia, secondo me non esisteva. I Dogo hanno iniziato questa cosa qui e adesso ci sono delle altre realtà che meritano, ma non sono come i Dogo. Come i Dogo e la Dogo Gang non c'è. Già che siamo qua vi porto. Vi faccio vedere Bianfossi e poi vi porto dove abbiamo fatto il primo sold out, ricordavo, dove abbiamo capito che stava succedendo qualcosa di serio. Allora, qua c'era il negozio dove lavorava, adesso ve lo faccio vedere, Move Out, dove lavorava Don Joe, dove abbiamo fatto i primi store, tra l'altro. Che qua abbiamo fatto... Quando abbiamo fatto Benvenuti nella giungla abbiamo fatto il mio store qua, era un negozio di street, un posto di questo. Un posto di questo c'era il negozio dove avevamo fatto il mio store di Benvenuti nella giungla. Poi
già che siamo qua, vi voglio far vedere un altro posto, si chiama La Cripta, dove andavamo dalle 5 del mattino a mezzogiorno, tutti i giorni quando facevamo festa, e di fronte c'era il negozio dove andavano le bestie di Satana, il bar dove andavano le bestie di Satana, non lo sapevamo. Ricordi la leggenda, vi ricordate, la roba delle bestie di Satana? Tolis, quei cani di Dinnar. E invece il locale si chiama La Cripta, dove lavorava il presidente. E non so, abitava da quella parte lì di Gian Fossi. Ungaro! Sai che non ci posso credere? Sai che sto girando una roba sui Club Dogo con S Magazine? Lui è uno dei manager storici, il primo manager dei Club Dogo. E non me ne pento. Minchia, che roba! Bene, che emozione che sto girando sta roba e ti ho beccato a te. Questa è, vedi, questa è strada. Questa è strada. Stando, sto girando un po' a farli vedere le lecce, prima di arrivare. Io lavoro. Ciao. Grande. No, non ci posso credere. Sai da quanto non lo vedevo? 10 anni almeno. Lui praticamente quando abbiamo firmato con la Major è stato il manager del Club Dog. Una situazione tra pazzi criminali. Però tra veri imprenditori. È stata una delle esperienze più belle della vita. Cripta era qua. Era quella lì, dove c'è il numero 5, 90, 26. Adesso non c'è più niente. Io purtroppo vi vorrei raccontare qualcosa sulla cripta, ma c'è un problema, che avendola vissuta sempre in una massima confusione, non è che ho morti i ricordi. Come filo spinato, nato dove i polsi vantano, catena Rolex, ma chiede all'ista, non faccio mosse. Allora, adesso vi ho fatto vedere, per quanto si possa vedere, dove andavamo alla cripta. Adesso vi voglio portare a vedere cosa c'è al posto del Rolling Stone. Il Rolling Stone è un locale storico di Milano, di una Milano degli anni 70-80, tra l'altro, no, anni 80 penso. E poi siamo arrivati noi, primo concerto pieno di gente, primo cartello sold out. Tanto che è entrato anche in una canzone, era un listone esaurito con i booster sul palco. Noi siamo saliti sul palco con i booster e le catene. Ed è stata... lì si è capito che i Club Dogo stavano per prendere il volo. Allora, qua facevo le... prima del concerto del Club Dogo, c'ho le one night di fine anno. Che io lavoravo nelle discoteche di Milano. C'ho le one night di fine anno, le facevo da là, cioè dalla strada là, fino in fondo là tutti i motorini, tutti sono qui. Questa è una parte un po' malinconica di questa intervista, perché qua è dove abbiamo fatto il primo soldato del Condoglio, abbiamo messo fuori per la prima volta il cappello soldato, siamo saliti con il booster sul palco, al posto del locale adesso ci guarda. Palazzo. Il prestigio è questo qua, se vedi te lo faccio vedere. Cioè era così esclusivo il backstage che era il magazzino, qua c'era una spazzatura e in fondo là c'era una scala, noi stavamo sempre sulla scala lì, tutti 20-30 di noi, tutta la Dolorenti, diciamo più altri 10. Adesso andiamo a beccare Francone, il presidente, così vi faccio raccontare di come è nata la Luna in Sasso Bianco. Capoco ed è mattina e tutto sarà come prima. La Luna è un sasso bianco, fai del chiasso franco tanto per non scordare chi se ne sta andando. Onore a Jerry Massa. È nato in cripta, che è una sera che stavo pensando l'anno trascorso, mi porto nel mercato per farci un salvitore, no? Andare in piazza e dice cazzo, manca qualcuno, quello è morto, quello è dentro, quello è all'ospedale. Dai, andiamo a farci una birra, sì, la birra la bevevamo, era la mattina, no. Poi comunque, più che quello, cioè, racconto una realtà che molti nascondono, molti negano, che comunque di fatto c'è tuttora. Non faccio altro che narrare uno spaccato di realtà. Sono andato qui in Corvetto, poi passato in Gian Fossi, invece passando da un blocco popolare all'altro, e di quello che un Gian Fossi era un tanta faceva cadere tutta la zona in particolare, quindi sai, in zona dovevi comunque arrangiarti meno, perché almeno non era che era miliardario, quindi sai, molte cose
ne prendevo, poi dopo gli anni perso con l'oblio, mi sono tornato dopo un periodo di diciamo al fresco, di conserva, sono tornato e ho ribeccato il disco della Pitta, nonché ex colleghi delle Avenger, che hanno proposto di lavorare in Pitta. E quella un po' si chiamava nel caso io due credi malamente e li portò a locare loro e poi lui ci si vedeva anche di notte, di giorno, tipo poi casa sua era un po' tribunale. Tu oh, le avevi lui capito, entrai non so alle 6, non so quando uscire. E questo lo mangiai qualcosa. La gettata 5 mezzo del mattino. Per i gamberi, così, tipo, la gettata là si sente alle 5. Dove andare? La porta sempre aperta, capito? Di problema, si andava a casa sua, si discuteva, si verificava e poi si andava. Cazzo, di vedere il presidente dopo qualche anno, vabbè, sempre il solito presidente, eh? Sempre il solito scoppiato, però mi ha fatto molto piacere. Invece adesso vi voglio portare dove sono stati fatti molti video dei Dogo, anche dei Cusano, cioè nella mia vecchia abitazione dove abitavo prima, e dove abbiamo progettato molte cose, lì seduti a tavolino di notte, perché nella mia casa qualsiasi ora andavamo a porte aperte per tutti, se c'era da andare in escursione, se c'era da mangiare, si veniva lì, si risolveva e poi si partiva. Io sono nato in Viale Monza, via Tofana 19 secondo me. E poi dopo mia mamma ha fatto la richiesta delle case popolari, mi hanno data a Niguarda, solo che è andata per vedere la casa e a Niguarda era occupata la casa, mia madre figurati super comunista col cazzo, che non voglio buttare fuori altra gente. Poi in Corso Garibaldi la stessa cosa, alla fine è capitata in via Torino, casa popolare, era vuota, l'ha accettata. Non aveva più da ridere è che la gente pensava avessimo i soldi, perché noi andavamo a scuola con quelli che la gente che aveva i soldi. Sotto casa mia c'era un posto, un ristorante che c'è ancora, si chiama Ronchi 78, io mi chiamo Ronchi di cognome, la gente pensava fosse mio, quindi ogni tanto per fare finici ce la vendevamo questa. La via Torino non è cambiata, è proprio un'altra piazza vetra negli anni 90, prima piazza di spaccio della vita. Ma parlano i giornali, non è vero. Dopo 20 anni, quando è finito tutto, l'hanno recintata. Quando era pieno di Renault, qua era pieno di Renault. Questa è la basilica di Renault. Questa è Piazza Vetra. Tranza, allora c'erano in via Soncino, allora questa è Piazza Vetra. C'era questa casa popolare in via Soncino, occupata da solo trans e battevano il mio Torino. Se mi hai aperto! Sì! Come l'ho conosciuto in prima elementare? Sai, non eravamo, come si dice, sì, ci siamo conosciuti, poi mi sono dovuto fermare un attimo perché ero pazzo. E lui ha cambiato scuola, quindi abbiamo fatto la prima elementare insieme. Fra poi ci siamo rivisti dopo, quindi quando ci siamo rivisti mi ha detto sì, io te l'avevo fatto la prima elementare insieme, ma questi ricordi lì ci sono delle foto. L'ho ribeccato che avevo 17 anni, quindi 11 anni dopo. E lì lui già comunque mi conosceva perché io fra virgolette ero un po' in strada, ero un po' conosciuto, capito? Per le discoteche, per le cose. E poi ci siamo rivisti e lì poi è ricominciato tutto. Allora hanno cominciato a suonare e io li seguivo e c'avevo questo furgone dei giornali, che insegnavano i giornali, io prima facevo le discoteche, avevo tutti i giornali, tutto un po' di lavoro. E li andavo a prendere col furgone 3 volte, cioè andavamo in 4, no, in 5 sul furgone. Perché non c'erano i soli, quindi io li portavo in giro. Mario è arrivato nella mia storia insieme ai Dogo, perché comunque giravano sempre insieme, lui era molto amico di Guè. Quindi faceva morire Mario, c'ha una Z, no, un FX. Honda FX, e lui era minchia veramente un cazzo, ci aveva avuto nella vita, e quindi quello che adesso si merita tutto, però io l'ho visto proprio che non c'aveva niente, neanche soldi per la benzina, e comunque è sempre stato con noi e si è preso quello che si meritava, quindi sono contento. Gente, un cugino acquisito, abbiamo fatto i ragazzi insieme, siamo cresciuti insieme,
cresciuti insieme, mi ricordo ancora l'oratorio di San Vittorio, c'ho una scessa in bocca e capelli di tipo Caparezza, io c'ho un ciuffo lungo biondo e ci siamo conosciuti lì, da lì poi oratori, cose, poi siamo sempre stati insieme, lui siamo proprio cresciuti insieme, gioie e dolori. Ma io ho lasciato la scuola da terza media perché ho sempre avuto famiglia, mi è sempre piaciuto essere indipendente, perché comunque in famiglia non stava benissimo, c'era bisogno di soldi. E allora ho lasciato la scuola quasi subito, ho iniziato subito a lavorare, ho cominciato a fare subito le discoteche, a lavorare nelle discoteche con il PR, e poi organizzavamo, poi facevamo le discoteche per i ricchi, per i pettinati, il sabato pomeriggio, ma che se andava i terroni come noi andavano a ballare la domenica pomeriggio. Allora io ho pensato, ma perché non fare il sabato pomeriggio per i San Carlini? E allora abbiamo fatto sabato pomeriggio per i San Carlini e facevamo un sacco di soldi. E da lì ho cominciato a entrare nel mondo del lavoro, non mi sono mai fermato. Fine anni 90, 90 qua, dal 94 in poi. Le discoteche per San Carlini erano Yachting Club, che era in via Carducci, qua in centro. Mentre le discoteche per Torino era l'ipotesi. E tutti si vestivano da zarri, con le 883, gli stivali a punta. Mentre invece i pettinati avevano il BV Rich, la camicetta, il golfino, l'SL, lo ZX. GP come scooter, le menzioni dei cittadini, c'avevano il booster come avevamo noi, e invece c'era lo scarabeo che era per tutti, lo scarabeo ce l'avevano tutti, la SIAC invece c'erano i San Carlini, il CAB ce l'avevano tutti, quindi si differenziava così, ecco, loro erano ricchi e poveri, loro ricchi noi poveri, però comunque poi dopo loro venivano da noi a ballare. Allora praticamente lavoravamo a Milano, a un certo punto siamo andati a lavorare all'Evel col mitico Roberto Ferri, che era questo locale di Brera, sempre di San Carlini, e un giorno ci disse a me, sposto un altro ragazzo, ci disse, sentite, ma se prendiamo un locale in Sardegna, andiamo a lavorare là, andiamo a fare la stagione, mica noi subito fuori Sardegna, siamo buttati a capofitto e siamo andati in questo locale che era Le Stelle Disco Club, a 10 km da Porto Rotondo, che non si cagava nessuno, noi però avevamo la spiaggia e la piscina dentro questo locale. E lì siamo riusciti a mettere dentro la festa dello schiuma e facevamo sempre pieno così. E l'anno dopo invece siamo sempre andati là in Sardegna, a Porto Rotondo, però al Black Star in pieno centro, subito preso lì. E lì è successa questa roba qua, è successo una sera un sardo, un povero coglione montato, ah no, voi dal continente non dovete venire qua a portarci cemento, scattò questa rissa, che finì lì, io gli schiacciai la testa contro la macchina dei carabinieri. Dopodiché alle 6 andiamo a fare colazione in questo bar che si chiama Harris Caffè. Mentre siamo lì a fare colazione ritorna questo sardo, mica botte della Madonna, a un certo punto gli do una cartella, cade per terra, sembra morto, quando sembra morto tira fuori il coltello, pam, mi è coltellato qua. Però ovviamente non ho sentito un cazzo. E sardi, ci arriviamo alla Sardegna con quei sardi, solo quel coglione lì non amo, tutta la Sardegna li amo tutti. E niente, è stata molto dura comunque, un giorno in Sardegna, 4-5 ore al giorno, poi spiaggia, serata, cena, locale, 6 del mattino, colazione, eccetera, tutto là. Però bello, una bella esperienza, è stata una bella. E lì venne anche Jake, che ride, era venuto lui e altri tre nostri amici. Allora, la prima sera l'hanno trovato in fondo, su un sasso enorme che avevamo dentro il locale, ci è venuto fuori, scendi, non c'è più musica, lui continuava a ballare, tutto ubriaco. E ha fatto com'è un mese là. È stato molto divertente, avevamo sempre fatto delle vacanze anche lavorando mitiche. Dopo la Sardegna, torniamo a Milano, siamo fatti locale a Milano e vengo arrestato per un reato che non ci voglio raccontare. E vengo arrestato per questo reato, per questa grossa rissa, e da lì comincia un momento più rap, perché da lì cosa succede? Che io esco, smetto di fare i locali dopo il periodo, smetto di fare i locali e inizio a fare il trasporto di giornali. Trasporto notturno, i giornali metro, il giornale metro. Il modo prima a portare metro, quel giornale che sono stato io, con 3-4 furgoni, sempre con una società. E lì cosa facevo? Lì facevo i giornali e portavo in giro loro che erano all'inizio, perché Vigo, Jake, Vida Loca, era dedicata a me quel pezzo che aveva scritto la mattina che mi hanno arrestato. Infatti alla fine del pezzo dice Emiliano, come si sta là dentro, fra? È proprio dedicata a me. E quindi vabbè, comincio a fare i giornali, cominciano a fare delle date nei centri sociali, a prendere poco e niente, allora io li accompagnavo senza prendere niente. Prestavo l'impianto, che avevo l'impianto per farli suonare, e infatti faceva ridere che loro erano tutti vestiti da rapper perché avevo la camicetta e il golfino. Perché mi vestivo in un altro modo, facevo un altro tipo di lavoro.
E da lì è cominciato tutto piano piano, piano piano. Mi facevano le prime date di RTL, io impiegavo i ruoli e tutto, perché non c'eravamo. Era proprio per stare insieme, era proprio una famiglia. E da lì poi è diventato un lavoro. Quando è diventato un lavoro, devo dire che mi hanno ripagato tutto quello che all'inizio si è sofferto, nel senso che non ho sempre ben pagato, sono sempre stato bene, sono riuscito a formare una mia famiglia e a far stare bene tutti. Quindi è stato molto appagante la cosa. E poi è durata veramente tanto, non è durato un anno, capito? Quindi tutto il percorso è stato bello perché è durato tanto ed è... ha fatto mangiare tutti e ha fatto stare bene tutti. Allora, dal Parco Forlanini, dal Lilla, questo posto qua, che allora ho cominciato comunque ad essere sempre più grossi, siamo passati a fare il sold out a Rolling Stone e già lì era un segnale molto forte perché già non potevano più girare per Milano. E da lì c'è stato il passaggio alla Major, solo che la Major non è stato proprio un passaggio dall'underground alla Major, è stato un passaggio underground in Major, cioè quando siamo andati la prima volta fra gli MTV Award, cioè Vincenzo abbiamo fatto buttato in mare, capito? Cioè arrivavamo proprio veramente come degli scappati di casa e poi piano piano abbiamo iniziato ad andare in TV, alle radio hanno cominciato a accettare l'hip hop perché non potevano, cioè ormai era palese che stava andando questa cosa. Andavamo in giro con il Vieco Daily, servizio stampa, andavamo in giro con il Mercedes, Limited Edition, capito? Cioè viaggiare in aereo Ryanair, viaggiare in prima, tante cose, a registrare i pezzi a Bovisio Masciago e andare a registrarli a New York. Io ho vissuto anche quello. Sono andato a New York a masterizzare il disco. No, andiamo su questo isolotto, c'è un concerto, ho visto Snoop Dogg, 50 Cent, e tutti i Wu-Tang Clan. Ho visto Wiz Khalifa che Gue mi disse, questo qua un giorno vedrai che spacca, mica puoi spaccare. Ho visto tutti, a me non me ne fregava un cazzo, ero con questa sera enorme seduto sulla panchina così che guardavo, e loro tutti gasati. Tante belle esperienze, Amsterdam, quando abbiamo girato Spacco Tutto, ad Amsterdam è stata un'altra bella emozione, disastri anche lì da ridere. Ce ne sono tante, abbiamo fatto tante cose insieme, belle. Ma aspetta un attimo prima che... Ah no, è aperta, Vedi? Se tu ti vai a riprendere i video qua, vedi, guarda. E diciamo. Qua c'è la scena dove c'è seduto Jake. Questa è storia, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? La vita inizia allo stesso modo del vizio, quindi dovrò pagarmi tutto il giorno del giudizio. La prova che sto al mondo e che esisto non è un indizio. Allora, da Matteo che tra poco arriva, tra l'altro, perché il suo bar va solo, noi lo frequentavamo sempre e poi è diventato un paio d'ora, per messi simboli. E qua si riempiva tutto, la strada. Ciao! Bonsoir! Vedi, se vieni ti faccio vedere il tavolo. Arrampicare sui muri come Eden. Lunedì al Perli, martedì al Perli, mercoledì, eccetera, eccetera. Tutti brutti, tutti grassi, tutti pazzi, tutti fatti, tutti cazzi e tutti tatuati. Tutti brutti, tutti grassi, tutti pazzi, tutti fatti, tutti cazzi e tutti tatuati. Non c'è bisogno di organizzare le sere, tanto qualcuno arriva, qualcosa succede. Anche il signore la sua. Via San Maurizio, che esplode bomba carta, vetri, infrantuni. Non, il gesto però che ha mandato in frantumi non è stato rivendicato da nessuno. Era il tuo compleanno, 11 maggio 2010. Io mi ricordo, noi ci vedevamo sempre a casa Porto di Mare, era di San Maurizio dove siamo andati. Se ti ricordi, ricevemmo un messaggio da Ciccio, sì, che scrisse: messaggio vuol dire SMS, perché i tempi erano SMS, quindi erano anche abbastanza concisi come forma. Non mi ricordo se scrisse a te dicendo quando arrivo mi senti. Noi a un certo punto praticamente abbiamo sentito di fatto una vera e propria esplosione. Tant'è che poi quella via l'avete vista, è stretta e sono anche venute giù delle vetrate, non so se di alcune gallerie o
avete gallerie d'arte. Tipo gallerie d'arte o cose di questo tipo. E quindi chiaramente è uscita la scientifica, tutto. Esatto. E la cosa più figa, se ti ricordi, qualche giorno dopo c'era un tipo sotto che continuava a guardare. Sì, qua. Sì, sì. A un certo punto noi pensavamo che fosse una roba, a un certo punto mi ricordo che adesso vado giù da questo e vedo che cazzo vuole. Lui, quando tu sei sceso da questo, che era un tipo anche abbastanza, insomma, un tipo strano, lui, questo tipo, quando ti ha visto, anche abbastanza spaventato dal tuo arrivo, ti disse, se ricordi, ah no ragazzi, avete ragione, scusate se non mi, non mi sono presentato. Lui era praticamente il, chiaramente c'è tutto questo ciccio che aveva scritto quando arrivo mi sentite, aveva lanciato tipo nell'arrivo per festeggiare una sorta di bomba di Maradona, essendo le vie strette era venuto giù tutto, praticamente, era un petardo veramente potente. E il tipo gli ha detto a lui, no ragazzi scusate se non mi sono presentato, io sono la guardia del corpo di questo mega avvocato che stava lì in zona, che nell'ultimo periodo ha ricevuto alcune minacce, pensate che addirittura ieri gli hanno lanciato una bomba davanti a casa, così. E nella una volta non metto problemi. Vado a dire? Allora, stavo andando a recuperare, diciamo così, una serata, all'epoca c'erano questi poliziotti che rivendevano le robe, no? Beccai prima di là un certo soggetto che si chiamava Emiliano, che conoscevo perché ovviamente essendo il cugino di Jake sapevo che era lui, però per caso, diciamo che in serata l'ho beccato e ovviamente da subito abbiamo fatto serata insieme, quindi ma prima ancora che loro diventassero dopo con un B sia Jake che perché loro venivano a Muretto, io ovviamente sono uno, diciamo così, dei più storici a Milano per Muretto, e loro passavano ancora giovani, cioè Jake un po' meno, passavano cioè, ogni tanto, però per dire, una volta al mese passava lì al Muretto, esatto. E io andai lì a registrare il mio primo pezzo, era sì, avevo 16 anni perché era il 2004, il pezzo si chiamava Shoot a Blow, e mi ricordo che appunto eravamo io e Don Gio si prese benissimo per questa cosa e pian piano fece sentire i primi pezzi a tutti gli altri, no? In realtà credo che Emi l'ho conosciuto successivamente perché penso che in quel periodo non potevi uscire di casa per varie ragioni. Ero in collegio. Esatto. E quindi io l'ho conosciuto qualche mese dopo, credo, anche quello in occasione di alcuni concerti dei Dogo, concerti tra l'altro che io credo che mi ricorderò per sempre. Mi ricordo un concerto a quello che adesso è la Fabbrica del Vapore, non so se ai tempi neanche si chiamava così, dove loro, esatto, aprirono, tra cui Emi, c'era una certa distanza tra il pubblico, per dirvi, i primi concerti dei Dogo. Siccome c'era una certa distanza tra il palco e il pubblico, Emi, eccetera, pensavano bene, giustamente per favorire il contatto, l'avvicinamento, praticamente di togliere tutte le balaustre che separavano chi ascoltava da quelli che erano sul palco e fare salire tutti sul palco. Io poi ho un altro ricordo di quel periodo di Emi, eravamo due live, penso, una volta penso che fosse la presentazione del tuo live che avevamo fatto insieme, l'ora d'aria, io non so per quale ragione, quello era il tunnel, non so per quale ragione ero caduto praticamente sotto, cioè in mezzo alla gente, ed Emi mi salvò tirandomi su con una mano. Io a quei tempi appunto ero anche minorenne. E un altro a un mitico locale che adesso credo che non esista neanche più, in Piazza dei Carbonai, l'H2O. Ti ricordi? Io mi ricordo solo questa scena da dietro, un tipo, non so, era sotto il palco, non so, a rompere i coglioni a chi o per che cosa. Che offendeva me. E proprio tornato la tipa, mi offendeva me, una roba non c'era. Comunque c'è stato un intervento combinato di Enzo ed Emi con tre o quattro persone, ma io ho visto una scena da dietro che, cioè, me la ricordo ancora in maniera sfocata, tipo una elicotterata di pugni e due che escono tipo calciatori quando escono in barella, sai, dal campo, che uscivano dal locale e poi la situazione è rientrata. Se mi permetti, ti vorrei, no, certo, in realtà il nuoto libro pubblico
cioè la fine libro era stato fatto da Jay e lui. Okay. Il quale partì subito, guardandomi male, perché io facevo finta di niente, perché stavo facendo a livello professionale, c'era questa scena che vuole essere professionale, no? Facevo finta che di non ascoltare il tipo che mi offendeva, no? Okay. Allora a un certo punto prende, c'è cioè, Jay che mi guardò e mi dice, non fa incazzo. E lui prende, con il microfono aperto, gli diede la centra in faccia del microfono, si sentì. È vero, me lo ricordo, bam! Gigantesca. Ok, io in quel momento ovviamente, perché ero nel, cioè, nel diciamo così, nel mood, devo fare io il problema. Dissi al pubblico, ragazzi guardate a me, di là non c'è, non succede niente. E cercai di spostare l'attenzione su di me. Nel frattempo Emiliano ovviamente scende giù, ci fa tipo, non so, l'apertura delle acque, no? Noi, quando ancora il Berlino, la gente non sapeva che noi facevamo sempre questa qua. Ok, ed era il modo per essere fra di noi, parlare, dire come facciamo, là? Cioè anche mettere giù, non so, la scaletta del live di là, era così, capisci? O l'idea del disco, del primo disco di Ted, o per dire qua, qui da dentro, è nato Guet, per forza io facessi un disco, che io non volevo fare il disco, fu Guet che mi scassò il cazzo dicendo no, devi fare il disco, io non avevo voglia, capito? Non mi fregavo un cazzo. Lo facevo perché in famiglia stava bene, era come andare a fare una grigliata sì, dove sì. Ovviamente la camera che tu mettevi sulla griglia era la musica, e però quando tu grigli la carne o la fai bene, se no il gusto, che abitafono fa pure filosofia, bella sì. No? Capito? Allora, tieni conto che cioè, il periodo in cui ho vissuto di fatto questa via, il Berlin, eccetera, questa era veramente una delle vie, ne parlavate anche prima guardando le foto, davvero più era un cuore creativo della città per certi versi, in un periodo anche nel quale Milano era abbastanza morta, perché secondo me erano gli anni, erano forse gli anni dell'amministrazione Moratti, eccetera. Cioè io mi ricordo che in questa via c'era il Berlin, che era comunque il luogo di ritrovo per... E tutti gli altri che prima la fallivano. Per... Cioè, Berlin, è vero? Sì. Che era luogo di ritrovo per noi, ma a un certo punto lo è stato per tutto il rap italiano, perché era diventato un punto di riferimento, era un luogo di partenza e di arrivo per i concerti, poi c'era il cuore che... Ma dentro sai che ho portato, non so se lo conoscete, Record, Wu-Tang Clan. Sì. Ho fatto la forma per Record, ho portato gli M.O.P., Capone Noriega, vabbè parlare di Viaggio Antonacci, quelli di Viaggio Antonacci. Allora, la tecnica di Eni di portare questi artisti internazionali qua al Berlino era semplicemente quella, lui andava a prenderli lui, no, in aeroporto con una boccia di graffa. Ok. Dopo che questi cominciavano a bere. Ah, se erano miei. Erano di Eni, erano vittime di Emiliano. Questo è bene, no, saluta. Oh, non ti il cazzo che ti faccio l'intervista. Che cazzo vuoi? No, e anche lui ha fatto. Una sera eravamo qua. E c'era la festa di Armani in via Manzoni, mi chiama J-Ax, dice zio sono con Raul Bava e Viaggio Antonacci, vogliono fare festa. Allora io mi giro verso Matteo, che Matteo deve essere un fratello, cioè noi abbiamo vissuto proprio, abbiamo fatto i ragazzini insieme, dico Matteo, dobbiamo chiudere il locale. Dice, ma che cazzo stai dicendo? E io, siamo il 24 maggio a prendere Raul Bava e Viaggio Antonacci, dobbiamo chiudere il locale. Ma che cazzo stai dicendo? Fidati, ma aspetta mia figlia dalla parrucchiera. Vabbè, allora te non ci credeva. No, Emi, ma dice, lo dico, fra, sono andato a prendermi. Chiudiamo il locale. Che il 24 maggio c'è. Viaggio Antonacci, era il Bava in moto, fuori da guardare. Circondati da migliaia di persone, i gas, che eravamo ancora a giro, il cielo piccolo di corte. Un'altra storia. Ecco, qua davanti ero con Viaggio Antonacci, era il Bava dietro in moto. Che devo chiudere il locale. E da lì il resto non si può raccontare, bellissimo. Questo mi ha detto, però qua va bene, bella una pagina di storia, io comunque sono molto più legato a tutti gli altri, perché ho fatto i battesimi dei miei nipoti qua, ho fatto il mio matrimonio,
fino al mio matrimonio sono venuto a festeggiare con tutti, cioè il compleanno di Gue, che era sempre la notte di Natale, che era la notte di Natale sempre, che partivo da qua, il nostro compleanno, il compleanno di Rax abbiamo fatto. Ah, sicuro mi viene partito un aneddoto, ce l'ha partito il mio 27 anni. Oh! Non c'è infatti di qua. Allora, il mio compleanno, le passatelle, 26-27 anni, mi ricordo, una roba del genere. Già bevevamo tanto, io bevevo basta, però bevo tanto. La sera lì ho bevuto troppo, talmente tanto che volevo baciare tutti. In qualche modo mi sono finito contro il palco, dove, quel palchetto che c'è lì. Ovviamente c'era un angolo bastardo di ferro. E mi sono aperto la fronte, completamente. Mi hanno portato a casa Jake e Levi. Ma lui voleva prendere il motorino, cioè l'RSFX, voleva abbracciare il motorino, minacciato da noi. No, ma era andato a casa, petto nudo. Siamo arrivati a casa. Poi sono scappato, fuori a casa mia, proprio all'epoca, in Milano. Sono scappato fuori di casa, sono salito sulle macchine, nudo, sulle mutande, con la faccia che mi sanguinava, per tornare al baracchino e chiedere un panino. Ero sotto a recuperarmi e mi hanno riportato a casa. questo è regalato per l'emozione. E mi l'ha beccato la prima volta alle medie, alla Beltrami, che è una squadra dove andavamo noi, e il primo, sono il primo, che ha detto non sono il primo. Poi ci siamo beccati, abitavo in zona, più o meno noi tutti, qui ci beccavo in piazza Venino, che era una piazza dove ci trovavamo noi, era una compagnia piccola, 50-60 ragazzi, all'epoca si funzionava così. E avevamo 14 anni, ci trovavamo da bere, a fumare due paglie, a divertirci un po', la sera in discoteca. Poi dopo un po' di anni ci giocavamo anche la sera a giocare a biliardo, la notte, lui lavorava di notte, io lavoravo di notte, lì ci beccavamo, io andavo a buttare i sacchi, lui lavorava con i furgoni. Minchia, vero! Ci beccavamo io a Torino a spruzzare con gli estintori e a fare tutta la via bianca. Sì, alla rotonda! Alla rotonda. E poi ho aperto il locale che avevo 22 anni, facendo un po' di debiti, e praticamente tutta la nostra compagnia in qualche modo si è trasferita qua. Grazie a Eve, grazie a Jake, che anche lui ho conosciuto la vita, poi di conseguenza Marra, Enzo, poi siamo diventati una grande famiglia che siamo ancora. Esatto. Ma che c'è da dire di Matteo, che comunque non si è mai fermato davanti al cazzo, e ha avuto la forza di salutarci. Comunque se da una parte diceva sì, bello, se la gente dall'altra, comunque c'è 20 terroni che vengono per il cazzo. 20.000. Da 20 noi, ma è tutto quello che c'è intorno. Ha avuto anche dei momenti, capito, dove per colpa nostra scordavamo magari il fratello, un piccoglione, cose, e lui è stato molto bravo a fare una buona polizia. Se ti vedi intorno a ciao, c'è un quindi tutto quello che lui ha è tutto mentale. Tra l'altro Matteo è anche una persona del tornello. Marra, di molti artisti. Quello che dicevo prima, che siamo tutta una famiglia, quindi Marra, piuttosto che un tournage, un posto, una casa discografica, ha preso un Teo che comunque ha più capacità di diversi film. Non ha fatto la gavetta. Che ha già fatto, ha fatto la gavetta. Eravamo fuori sacchi per passeggiare. E quindi dice, adesso è ora di prendere. Vai. Lui è stato molto bravo con l'estate. Massimo rispetto, che abbiamo una via del grande ragazzi. Dopo torneranno insieme. Se la casa di discografia gli ha il triplo del cachet, magari lo fa. Perché loro devono mantenere che...